Tizzina, Tizzina, ma l'impasta! Oggi facciamo un secondo strepitoso. Sto parlando del rotolo di vitello arrosto, ripieno poi. Allora, guardate subito gli ingredienti. Guardate qua. Qua abbiamo 1 chilo di fesa di vitello. Naturalmente poi la parte grassa l'ho tagliata un po' con la forbice perché troveremo un po' di grasso. Poi, 100 grammi di prosciutto cotto a fette. 250 g di fagiolini sbollentati per 5 minuti e tagliati a pezzettini, carota e sedano a pezzettini, 4 uova, un bicchiere di vino rosso, sale, rosmarino, foglie di salvia fresca, 30 g di formaggio grattugiato a piacere, 2 cucchiaini di patè d'aglio oppure prezzemolo tritato, mezza cipolla a pezzettini, una noce di burro, olio d'oliva e per finire il pepe. Mamma quanti ingredienti, ma è una ricetta veramente buona. Allora, prima di iniziare ad andare sulla nostra cucina, dobbiamo preparare le uova. Le mettiamo in una ciotola e le cominciamo a sbattere con una frusta o elettrica o manuale perché dobbiamo preparare la frittata. Quindi sbattiamo le uova. Aggiungiamo il sale, il formaggio, scusate, un po' di sale, quanto basta. Continuiamo a sbattere. Ora una spolverata di pepe, il patè di prezzemolo e sbattiamo. E mentre sbatto colgo l'occasione per salutare i miei nipoti Gabriele e Benedetta. Mi seguono tantissimo e so che ci tengono a questa saluta, quindi un bacio per voi. Allora, adesso che facciamo? Andiamo sulla nostra cucina. Ho acceso il fornello a fiamma moderata in una pentola antiaderente, vado a mettere un filo d'olio. Mi raccomando, olio pochissimo perché ora mettiamo anche la noce di burro e la facciamo sciogliere. Aggiungiamo le foglie di salvia, i fagiolini. Mi raccomando, i fagiolini sono già con sale. Mescoliamo e facciamo andare per qualche minuto. Sto parlando di un paio di minuti soltanto. Allora, appiattiamo per bene i nostri fagiolini e andiamo a mettere il nostro uovo sbattuto con il formaggio. Lo mettiamo uniforme perché dobbiamo creare una frittata con fagiolini. A questo punto a fiamma bassa lo lasciamo rassodare per bene, non c'è bisogno di capovolgerlo, lo lasciamo rassodare così per bene che poi lo metteremo nel nostro rotolo. Ok, la nostra frittata è cotta, spegniamo e andiamo sul piano di lavoro. Ecco qua la nostra frittata, la poso un attimo e vado a dare una spolverata di pepe. Adesso di sale, la tagliamo a spicchi e la andiamo a sistemare sulla nostra fesa. Dopo averla distribuita per bene uniformemente, andiamo a mettere le fette di prosciutto cotto. A questo punto andiamo ad arrotolare. Mi raccomando, deve essere un lavoro bello preciso, eh? A questo punto andiamo a infilzare con un semplice stuzzicadenti la parte finale della carne tra un'estremità e l'altra, guardate, vedete? Basta, l'importante è che stia in questo modo in modo che non si apri, quindi io me la vado a finire tutta quanta. E a questo punto andiamo nuovamente sulla nostra cucina perché lo dobbiamo rosolare. Nuovamente nella pentola antiaderente a fiamma moderata mettiamo un filo d'olio. Dopo averlo fatto riscaldare, mettiamo carote e sedano, la cipolla, mescoliamo e facciamo rosolare. A questo punto adagiamo il nostro rotolo sulle verdurine e sfumiamo con il vino. Mettiamo il rosmarino e ora delicatamente andiamo a girarlo. Mi raccomando, mi raccomando, dobbiamo rosolarlo da tutti i lati e poi lo metteremo in forno. A questo punto possiamo anche spegnere e andare di nuovo sul piano di lavoro. A questo punto lo dobbiamo infornare e finire la cottura. Ho preparato una pirofila, voi mettete quello che volete, e vado a mettere il nostro rotolo al centro di questa pirofila. Poi prendo il resto delle verdure e le metto intorno. Ora con un cucchiaio me le sparto per bene. E come potete vedere qua ho delle patate, queste sono 3 patate di media grandezza, le ho tagliate, vedete, a pezzetti, quindi le metto intorno insieme alle verdure. Mescoliamo un po', ora spolveriamo sulle patate di sale, rosmarino,
Ora sul lato della pirofila, guardate, vado a mettere mezzo litro d'acqua, una spolveratina di pepe, un filino d'olio sulle patate e a questo punto inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi ventilato per un'ora circa. Ma come dico Un sempre, forno a sé. tu hai studiato, perché sennò come papà che dice un sorriso illumina la vita. Ok, ci vediamo dopo perché dobbiamo fare questo meraviglioso assaggio. Ed eccoci qua, orgogliosamente vi presento l'arrosto di vitello ripieno. Allora, come potete vedere qua, guardate, abbiamo una cremina con le patate. In pratica che ho fatto? Rimane sempre quel sughetto, no? Quell'acquetta che abbiamo messo, il mezzo litro di acqua, ho messo un po' di patate nel bicchiere del frullatore immersione, un goccio di latte, un po' di quella dell'acquetta e ho frullato, niente di che, basta mettere le patate e quelle cose, basta, e fate una base, e diciamo come un contorno, no? Allora, io spero che si veda, no, la bellezza di questo rotolo, come è stato tagliato. Innanzitutto aspettate che si raffreddasse un po', in modo da tagliarlo bello compatto. Vedete come si vedono i fagiolini? No, sono veramente veramente contenta. E poi può essere un buon arrosto per la domenica, per una festa importante. Si taglia benissimo e sono contenta di come è uscito questo meraviglioso piatto. Allora, io devo fare questo assaggio, non vedo l'ora! Mamma mia, a parte che si nota la morbidezza di questa carne, veramente, no, penso che si vede. Affondiamo in questa bella crema che ho fatto, salsa. Buono! Le carote, tutto ciò che si mette. Io, sapete come dicono, diciamo, dalle nostre parti, qui du canci miti ci acchi, nel senso quello che metti trovi. La patata, vedete? Io penso che non ci siano parole altre per descrivere questo piatto. Sono contenta e avete notato che ogni volta che realizzo un piatto per me è sempre mi sento contenta, ecco, sono soddisfatta. Allora, io con questo vi saluto, ricordate, Un sorriso? illumina la vita, un sorriso e basta, non ha studiato. Allora, niente, ricordate di essere felici, grazie a tutti di cuore, da Tiziana Manipasta, alla prossima.